Diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite, cappellano del carcere di San Severo, Don Andrea Pupilla. Buongiorno, benvenuto, Don Andrea. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, è stato presentato a San Severo presso l'Emporio della Solidarietà, Don Felice Canelli, il brano musicale Liberi con la musica, subito ribattezzato l'inno dei detenuti, appunto, della casa circondariale di San Severo. Prima di parlarne, Don Andrea, vogliamo ascoltare un pezzetto di questo brano. Liberi con la musica, in questa stanza gelida, sento il mio cuore battere così. Come un'eterna pagina che non ha tempo e logica, scrivo distratto le mie eresie. Di questa vita indefinita, tra le speranze e i suoi guai. Ricordo ancora com'ero prima, quando prendevo a calci la mia libertà. Con che diritto hai dato via da me i sogni e tutte le ragioni? Sono un pianeta senza luce oramai, che non conosce più la strada. Per vivere e se posso esistere, io lo farò. Liberi con la musica, Don Andrea Pupilla, cappellano del carcere di San Severo. Come è nato questo brano, questo inno? Questo inno nasce da un progetto discografico musicale proposto da Ilario De Angelis, che è l'autore, insieme a Nicola, Sebastiano e Francesco, i tre detenuti che appaiono nel video, l'autore di questa canzone, supportati da Edgardo Caputo, che ha uno studio di registrazione qui a San Severo, che ha curato naturalmente la videoclip e la registrazione del brano. Addirittura in carcere. È un progetto nato qualche mese fa, nel mese di ottobre, un laboratorio musicale che ha coinvolto alcuni detenuti. Poi alla fine Nicola, Sebastiano e Francesco hanno scelto diciamo, di continuare ed è nato questo bellissimo videoclip, questo bellissimo brano Liberi con la musica. Non è stato facile per via di permessi, potete immaginare, far entrare uno studio di registrazione in carcere perché è stato, diciamo, alcune immagini sono state registrate all'interno della sala colloqui del carcere. Non è stato facile, però ce l'abbiamo fatta e siamo stati lieti di presentarlo l'altro giorno. Naturalmente è un brano che esprime tutto il desiderio e l'anelito alla libertà. Tocca le emozioni, i sentimenti di chi vive la reclusione ed ha permesso questo brano di portare la musica in carcere, laddove più o meno tutti i giorni si sente la stessa musica di chiavi, di sbarre che si chiudono. Ecco, portare la musica in carcere significa portare vita in un luogo dove molto spesso forse sembra non esserci. La musica poi è strumento di evasione. Strumento che ti permette di sentirti ancora vivo, ha permesso ai detenuti di scavare dentro di loro, di scoprire delle potenzialità, delle capacità che magari nemmeno sapevano di avere. E il risultato, penso, Don Andrea, sia sotto gli occhi di tutti. Stavo proprio per chiederti qual è la funzione della musica all'interno di una casa circondariale, ma mi hai risposto prima ancora di poterti chiedere la domanda, ma comunque voglio chiederti quale funzione ha all'interno del carcere, o meglio, con quale approccio i detenuti si sono posti nei confronti della musica e poi anche della realizzazione di questo bellissimo progetto.
qualsiasi tipo di progetto che si propone in carcere all'inizio deve scontrarsi con una certa diffidenza, con un muro di sospetto, perché magari, ma non per cattiveria, perché di solito il carcere è visto come un luogo repressivo, quando invece si va a fare un'attività cosiddetto trattamentale, a me non piace questo termine, quelle attività che contribuiscono a recuperare la persona. All'inizio c'è sempre questo muro di diffidenza, ma poi piano piano si sgretola ed è una scoperta non solo per i detenuti che aderiscono a questa iniziativa, a ogni tipo di iniziativa, ma soprattutto anche dagli operatori. Vai per dare e ricevi tanto. Questa è anche la mia esperienza di cappellano. Cerco delle volte di portare il Vangelo, ma molto spesso resto evangelizzato dalle persone che incontro in carcere. È molto bello quello che dici, Don Andrea, vai per evangelizzare, vai per dare, ma ti ritrovi per... Hai ricevuto probabilmente più di quello che ti aspettavi di dare. Ricordiamo che questo brano è stato realizzato dal cantautore Ilario De Angelis, questo progetto nato appunto nella casa circondariale di San Severo, un progetto musicale partito nell'ottobre 2023 ma che sta proseguendo, oppure il brano musicale è stato un po' un punto di arrivo? No, il brano musicale, la presentazione abbiamo fatto l'altro giorno all'Emporio della Caritas di San Severo, è stato il punto di partenza. Noi vogliamo che questo, appunto, abbiamo definito inno, ma sia uno strumento di animazione, di sensibilizzazione. Desideriamo, ecco, portarlo in giro, magari nelle scuole, magari con testimonianze di detenuti che hanno provato a percorrere la strada del loro riscatto verso la libertà. Ecco, tutto questo ci sogniamo di fare. Certamente non è un punto di arrivo, no, no, è un punto di partenza. Don Andrea, la musica è, direi poi, diciamo anche per stringere un po' il cerchio a questo progetto in particolare, è il ponte ideale, potremmo dire così, tra la realtà del carcere e ciò che accade fuori. Tu, da questo punto di vista, come ti poni, come la vedi? Certo, lo spazio tra il carcere e la società civile rimane sempre uno spazio molto largo, molto, diciamo, uno spazio delle volte sembra quasi incolmabile, sembrano due mondi separati ancora. Tutte queste attività che portano un po' di società civile dentro, tramite volontari, operatori, o tutte le iniziative di cui parliamo, in cui parliamo del carcere fuori, ci permettono di far incrociare sempre questi due mondi che appaiono distanti, e delle volte anche la narrazione che si fa sui media, delle volte è una narrazione negativa che accentua soltanto alcuni aspetti, ma devo dire che il carcere, sì, ci sono tanti problemi, c'è tanta fatica, questo non è impossibile negarlo, ma c'è anche tanta vita e tanta speranza, e il carcere deve trasmettere questa speranza, perché una pena che non ha speranza è una pena che diventa disumana e va contro anche la Costituzione, oltre che contro il Vangelo per noi credenti. E allora, Don Andrea, ricordiamo che questo brano è disponibile anche su YouTube, quindi basta digitare Liberi con la musica o anche sulle altre piattaforme di ascolto della musica in streaming. Liberi con la musica di Ilario De Angelis. Ti ringraziamo per essere stato con noi e sempre disponibili magari ad ascoltare, a farci raccontare altre iniziative che arrivano dal carcere di San Severo. Grazie a Don Andrea Pupilla per essere stato con noi questa mattina.